destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra, su rovigioni. E allora, due tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo, buongiorno a Dario Salvatori. Buongiorno con a voi, il suo imprescindibile, oserei dire, il Salvatori di quest'anno, aggiornato naturalmente. Questa clip che abbiamo visto, bellissima, voci indimenticabili, anche Iva Zanicchi, sì. Veramente è una cosa che ti prende l'anima. Era per dire, ma insomma, il Festival di Sanremo, che quest'anno con Amadeus insomma ha promesso tantissime novità che arrivano dal mondo, diciamo, dei giovani, anche dal mondo più underground, è ancora un festival per, diciamo, della musica tradizionale, quindi per un pubblico magari over 50-60, oppure il festival veramente di tutti, anche da un punto di vista dei Beh, cantanti? Certamente ha un passaggio evoluzionistico interessante, perché se andassimo a vedere l'elenco dei partecipanti, non dico di 30 anni fa, ma di 10 anni fa, non ce n'è uno che cioè in queste liste, e questo è naturale, perché sono cambiate un po' le gerarchie dal punto di vista della musica, poi ognuno si scelga quello che vuole tenere, ma però quest'anno Amadeus ha inserito quattro young adults, come dicono gli americani, cioè Iva Zanicchi, che abbiamo ascoltato adesso, la Rettore, la più giovane fra queste, che ha 67 anni, Morandi 77 e Ranieri 71. Quattro vecchie glorie. Sì, diciamo. Ma trovarne quattro negli ultimi festival degli ultimi 10 anni non c'erano, era rarissimo. Questo è interessante. Senti, Mahmood, che sarà in coppia con Blanco, giusto? Sì. Mi sembra, che è, diciamo, appunto un altro dei nuovi fenomeni musicali seguitissimo dai giovani. I Maneskin arrivano come super ospiti, che l'anno scorso hanno trionfato, no? Il trionfo del rock and roll. Che sicuramente ha contribuito a questo cambio di cui tu parlavi. Che ti aspetti da Damiano e i suoi? Beh, sai, questo è stato il loro anno, probabilmente anche il prossimo sarà il loro anno, perché hanno vinto Sanremo, hanno vinto l'Eurovision, hanno aperto il tour degli Stones, hanno partecipato Pazzeschi, a programmi televisivi americani importantissimi. Beh, insomma, non mi pare che negli ultimi decenni ci sia stato qualcuno a fare questa cosa fuori dall'Italia, no? Quindi giù il cappello. Eh sì. Allora, vediamo proprio le esibizioni di Mahmood dei Maneskin. Sono fuori di testa, ma diversa da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Non ho tempo per chiarire, perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Allora, Dario, Mahmood era 2000 e... Ha vinto nel Baglioni, sì. Nel secondo Baglioni. Io me lo ricordo il pubblico dell'Ariston che faceva... Sì. Che ballava quando c'era Sol. Anche tu ballavi? Anche tu ballavi? Ma guarda, a casa, io ero a casa. A casa ballavi? Sì. Anche io e Isabella ballavamo. Anche tu ballavi? Io credo che questo sia l'aspetto... Zanicchi quest'anno? C'è per quello che abbiamo detto prima, perché c'è questa presenza che andava riconosciuta, secondo me. E io credo che questa linea evoluzionistica che dicevo poco fa è rappresentata da queste due clip che abbiamo mandato, perché Mahmood è di fatto milanese, però canta salmoidiando, sì, quindi sì. Come se cantasse Io son loro o Caleb, che sono due dei suoi punti di riferimento. I Maneskin non sono innovativi, sono derivativi, perché tutto quello che loro fanno già c'è stato, però
l'abnegazione che loro hanno messo a fermare tutti i frame, a vedere tutte le clip dei loro idoli, del passato, dei loro nonni, questo gli fa grande gioco e vanno rispettati anche per questo. Sì, sì, io mi ricordo quando si diceva ma i Maneskin chissà quanto dureranno, stanno derivativi. Durando. No. Stanno durando eppure parecchio, direi. Senti, l'ultima domanda, ci abbiamo tempo ancora? Un minuto. Secondo, Achille c'hai. Lauro, sì. Che torna da concorrente dopo le performance. Con la Bertè, che farà... Sì? Beh, certo, la Bertè è stata più trasgressiva di lui, perché la Bertè ha fatto due cose che ancora Achille Lauro non potrà fare: spogliarsi nuda sulla copertina di un suo disco e andare a Sanremo simulando una gravidanza. Io non credo che Achille Lauro si arriverà fino a questo, però i quadri sono finiti, quindi... diciamo che comunque diciamo si è impegnato quando ha fatto le performance. Lui è riuscito a fare quattro Sanremo di seguito, raggiungendo il record di Gino Latilla, il cantante caro a Frittella, quindi voglio dire, questo... Ma hai sentito che ha detto? Ma guarda, sei terribile. No, ma anche come Gino Latilla! Beh, vabbè, ma so che hai... a casa, nel tuo iPod. Va bene, senti, facciamo così, andiamo a prendere un caffè in treno e continuiamo al bar. Grazie per averci seguito, ci fermiamo. Ciao, Leonora, Daniele, con le sue storie italiane. Grazie, Dario Salvatori. Noi torniamo domani.